Pozzo del Pallone, buona domenica, ben ritrovati con l'appuntamento di TV6 dedicato al calcio di Serie C e di Serie D. Oggi giornata piena, ricca di incontri importanti, cominciando proprio dalla terza serie, dove il Teramo impatta su un campo complicato, molto difficile, come San Nicola di Bari, esattamente come l'anno scorso, 1-1. E se l'anno scorso il Teramo aveva segnato nel finale con Cancellotti, stavolta apre le danze in apertura con Bombagi e poi viene ripreso nel corso della seconda frazione. Ma oggi era anche in Serie D la domenica dei due scontri tutti abruzzesi. A Castelnuovo passa il Pineto 1-0 nel finale con un gol di Paoli. L'altro derby invece di rigore finisce 1-1 tra Vastese e Giulianova. 0-0 invece per il Notaresco all'esordio casalingo contro il Rieti, una partita brutta senza particolari emozioni. Parleremo di questo nel corso dei prossimi 90 minuti. Qualora lo vogliate, potete scrivere al 392-6237060, WhatsApp, SMS, e potete seguirci anche sulla nostra diretta Facebook, magari commentando anche lì. Ringrazio tutta la squadra di TV6. Come detto la settimana scorsa, anche questa settimana ovviamente saremo noi e soprattutto tanti collegamenti nel corso della nostra trasmissione. In redazione saluto Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. E per questa prima parte, ovviamente, parlando di Teramo, saluto da Teramo Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera, buonasera a voi. Vediamo i numeri della giornata di campionato partendo dalla Serie B, perché oggi si giocava di fatto, si giocavano le partite, si giocava Pisa-Cremonese, terminata 1-1, alle 21 c'è Città della Brescia, ieri la debacle del Pescara a Reggio Calabria contro la Regina. Non vediamo la classifica perché insomma la conoscete molto molto bene. Vediamo in Serie C invece i risultati della giornata numero 2. Paganese Ternana giocata ieri 0-3, Viterbese Avellino 0-1, Bari Teramo come detto 1-1, Monopoli Catania 0-1, Palermo Potenza, questa partita rinviata per i casi di positività proprio nel Potenza, si è preferito rimandare la partita. Turris Virtus Francavilla 1-0, Vibonese Juve Stabia 0-1. Questa è anche la giornata che, come vedete, partita che non si è giocata al Ceravolo di Catanzaro tra Catanzaro e Trapani, di fatto sancisce l'addio al Trapani, alla Serie C, che dunque resta 19 squadre. Davvero una situazione che spiace dirlo, ma è sempre la solita storia, con squadre che vengono ammesse nel terzo campionato nazionale e che praticamente neanche iniziano, perché insomma il Trapani, siamo alla seconda giornata di campionato, già praticamente fuori. Ci sarà da discutere su questa cosa, i giocatori si svincoleranno, peraltro domani sera chiude il calciomercato alle 20 anche in Serie C per i professionisti. Vedremo dove andranno a finire molti dei protagonisti del Trapani. Biceglie Cavese si gioca il 28 alle 20:45, il 28 di ottobre, perché il Biceglie così come il Foggia avranno tempo di mettersi a posto, perché hanno di fatto espletato le pratiche per l'iscrizione al campionato di Serie C negli ultimi giorni. Casertana Foggia il 4 novembre, peraltro in settimana ci sarà il turno infrasettimanale che avrebbe dovuto prevedere Teramo Foggia, che però è stata rinviata anche quella, anche in questo caso per dare modo ai rossoneri pugliesi di essere a posto e fare anche un minimo di mercato e di preparazione. Vediamo la classifica del girone C dopo 180 minuti, ed è una bella classifica perché il Teramo in vetta insieme a Ternana e Bari a quota 4, Potenza Avellino, Turris Juve Stabia, Monopoli e Vibonese a 3, intanto c'è il raddoppio del Milan contro lo Spezia 2-0, un punto per Viterbese e Paganese, 0 per Trapani, Casertana, Foggia, Bisceglie, Catanzaro, Cavese, Palermo, Catania e Virtus Francavilla. Ci sono tanti asterischi, il Trapani diciamo che si può quasi considerare fuori. Poi ci sono tutte le squadre che avrebbero dovuto giocare con Foggia e Bisceglie, che quindi hanno una partita in meno, anzi due partite in meno, e poi c'è il meno 4 del Catania, che vincendo insomma ha annullato la penalizzazione. In Serie D girone F vediamo i risultati della giornata di campionato. Campobasso Agnolese 4-0, l'Agnolese, Andrea fa la tabellina del 4,
prende 4 domenica, 4 per dietro, 10 nella decima giornata, ha fatto 40. Se non c'è 2 senza 3, speriamo che adesso ci gioca il Notaresco anche la prossima. Castelfiardo Aprilia 0-0, Castelnuovo Pineto 0-1, Cinzia Albalonga Montegiorgio 3-1, Matese Fiuggi 2-3, Notaresco Rieti 0-0, Tolentino Canatese 2-2, Vastese Giulianova 1-1, Vasto Girardi Atletico Porto Sant'Elpidio 2-2. Vediamo la classifica. Oggi Andrea, ti ho sentito molto in difficoltà con le correzioni dei risultati, sì. È stata una cosa da pazzi. Ti ascoltavo il collegamento da Notaresco, era tutto un correggiamo. Però anche da te c'è stato un gol che sembrava dato, poi è stato tolto. Oggi è stata una giornata particolare. Campobasso che guida la classifica in vetta da solo 6 punti, unica a punteggio pieno. Vasto Girardi, Recanatese, Tolentino e Notaresco 4, Matese, Cinzia Albalonga, Fiuggi, Montegiorgio, Pineto e Castelnuovo 3, Rieti 2, Vastese, Atletico Porto Sant'Elpidio, Giulianova, Castelfidardo, Aprilia 1, ma come vedete la Vastese partita da meno 1, rimane a quota 0 l'Olimpia Agnonese. Allora, cominciamo subito, Ania, perché insomma vediamo le immagini di questa partita del San Nicola, 1-1 anche stavolta, anche quest'anno, con una scansione diversa dei gol, e vediamo subito questo bellissimo gol di Bombaggi. Che partita è stata? Ma è stata una gara in cui il Teramo è partito subito forte, il gol è arrivato al termine comunque di alcuni minuti già di buon atteggiamento e di pressione della formazione di Paci, che si era già portato in avanti. Il gol è arrivato dopo 2 minuti appunto con questo bellissimo tiro da parte di Bombaggi al primo centro stagionale. Il Bari da quel momento in poi ha impiegato un pochino di minuti per riordinare le idee, poi ha cominciato a trovare alcune linee particolari. Questo è Marras imbeccato dalle retrovie, che non ha in diagonale trovato lo specchio della porta, e qui Antenucci ha girato molto bene, un cross arrivato sempre alle spalle con Lewandowski, che un gran balzo ha messo in calcio d'angolo. E qui Sabbione vediamo che trova un colpo di testa, ma avrà un paio di occasioni nel primo tempo il difensore proprio da calcio da fermo. Questa invece è stata probabilmente l'occasione più eclatante per il Bari nel corso del primo tempo, quando Diakité con un passaggio all'indietro ha servito involontariamente Antenucci, che però è stato chiuso bene da Lewandowski in uscita. Bari che poi si è riproposto subito ad inizio ripresa. Qui c'è una girata di Celiento che è un po' la prova generale del gol, che poi arriverà un paio di minuti più tardi proprio dal giocatore del Bari, una punizione battuta da Maita con Marras che mette in movimento proprio Celiento nel centro area, che firma il gol del pareggio, quello che sarà il definitivo pareggio, l'1-1 al 18esimo della ripresa. Bari che però continua ha continuato a provarci anche successivamente al gol del pareggio. Oteri ha fatto entrare anche Candellone per cercare di dare un po' di peso maggiore all'attacco. Qui è Dursi che ci prova da fuori area con un tiro che però si è spento fuori dallo specchio della porta, e qui una combinazione tra Antenucci, Candellone di sfuggita e poi anche Marras, che con una bellissima girata in rovesciata non trova davvero di un soffio lo specchio della porta, il pallone si spegne alto sulla traversa, ma davvero un bel gesto atletico da parte dell'ex giocatore del Pescara. Quella è stata diciamo l'ultima occasione degna di nota al San Nicola. Il Bari che ha premuto tanto per cercare nella ripresa di concretizzare le occasioni avute, il Teramo che si è fatto preferire in fase di non possesso, ma che comunque ha dato l'impressione di essere una squadra compatta contro una delle big del campionato, che dovrebbe essere appunto una delle big del campionato sulla carta. Quindi un punto alla fine prezioso, soprattutto in virtù di questo vantaggio sì che è arrivato all'inizio, ma di una pressione del Bari che poi si è fatta sentire. Il Teramo ha retto l'urto e ne è uscito comunque bene, continuando tra l'altro a muovere la classifica, che dopo la vittoria sul Palermo all'esordio certo non è una cattiva notizia. Che voto gli diamo al Teramo? 7,5? Sì, un 7,5 credo che sia un voto giusto. Ha detto Pacina al termine della gara che in fase di possesso manca ancora qualcosa, ed effettivamente manca forse un centravanti, ecco, manca una punta di riferimento. Ad un certo punto nella ripresa ha preferito giocare senza punte di riferimento,
perché allo stato attuale sono Pinzauti e Birligea, giocava Pinzauti, non è entrato Birligea, è entrato Mungo nella ripresa, spostando Bombaggi a fare il falso 9, però evidentemente per cercare un po' più di giocare sugli inserimenti, su passaggio avanti, passaggio indietro, sulla verticalizzazione, qualcuno lì davanti manca, ecco, quindi probabilmente forse nelle ultime ore di mercato qualche sorpresina ci sarà e magari anche un volto già noto. Possiamo dirlo? Uno dei profili su cui starebbe riflettendo il Teramo, non che arriverà, uno dei profili su cui sta riflettendo. Il profilo è Giacomo Zecca, che è stato già un paio di anni fa a Teramo via Sassuolo, questa volta arriverebbe dal Cesena. La cosa però è che il Teramo sta cercando a tutti i costi di piazzare Simone Minelli, sta provando sia con Davide Cinaglia del Gubbio e sia in questo caso anche proprio con il Cesena per avere Zecca, quindi o Minelli per Zecca oppure Minelli per Cinaglia, quindi questi sono i movimenti, a meno che poi non salti tutto nelle ultime ore, non arrivino altre occasioni, altre possibilità per la formazione di Pace, per il direttore Iaconi e Federico che stanno lavorando in tal senso. Poi magari altre sorprese ci potrebbero essere anche alla fine del mercato, alla fine delle trattative, perché come si sa, insomma, da tempo si insistono queste indiscrezioni di un addio del direttore generale Andrea Iaconi al termine del mercato, da vedere poi effettivamente se sarà così o meno, ma questo insomma è una cosa extra campo che si vedrà nei prossimi giorni. Domani alla chiusura delle trattative si vedrà appunto se il Teramo riuscirà a rinforzarsi in attacco e magari a fare anche qualcosina in difesa oppure no. A proposito di difesa, ieri in conferenza stampa Paci, insomma, ha fatto, non è che lo abbia detto esplicitamente, però insomma ha fatto capire probabilmente al posto di Cancellotti potrebbe non arrivare nessuno, ed ecco perché ha giocato l'Asic. Ha detto questo è un ruolo che può fare, l'ha fatto da Brescia, l'ho fatta da Avellino. Come ha giocato l'Asic? Beh, oggi credo che abbia fatto una buona partita, tra l'altro è a caccia di continuità, lo slovacco è non solo dalla passata stagione ha difficoltà insomma di tenuta fisica, ma da ormai 3 anni, considerando anche quei 2 anni in cui praticamente non ha giocato per la frattura di tibia e perone, quindi ormai sono 3 stagioni di difficoltà fisiche per il centrocampista, che sì, ha fatto il terzino a Brescia ed anche ad Avellino, tra l'altro a Brescia ha giocato anche proprio con Massimo Paci, quindi erano compagni di squadra e forse anche per questo un po' Paci si ricorda di questa verve da difensore di Lasic. Oggi a mio avviso non è andato male, si è comportato abbastanza bene, poi è chiaro che da vedere nel lungo periodo, magari scendendo in campo un po' più spesso, se le condizioni appunto del giocatore, che sono l'unico vero punto interrogativo, perché sulla bontà e qualità del giocatore insomma non credo che ci siano dubbi, è un giocatore che prima dell'infortunio era in Serie B, quindi non ci sono dubbi sulle sue capacità. Il grosso punto interrogativo è sulla condizione fisica, sulla tenuta, ma insomma poi si vedrà appunto vedendolo in campo sempre più spesso, magari alternandolo a Celentano, che dovrebbe essere che sarà il suo naturale sostituto. Ci sono dei dubbi di fuorigioco sul gol del Bari, proviamo a rivederlo con Maurizio, non so se voi avevate, anche te Andrea, voi avete visto la partita e io ammetto di no, quindi chiedo a voi se sul gol di Celiento ci può essere qualche dubbio di fuorigioco, però insomma tra un po' rivedremo le immagini e ci fermeremo proprio nel momento in cui Celiento mette in porta il pallone nel definitivo, poi 1-1. Avete avuto l'impressione di fuorigioco? Non ti sento Andrea. Ok, allora provo a riaggiustarmi, non so se ora mi sentite? Sì, sì. Ok, io avevo qualche dubbio, magari ora cerchiamo di fugarlo nel rivedere le immagini, però mi ha colpito anche la dormita del Teramo, perché sai, quando cerchi di resistere a quegli assalti e poi su una palla inattiva tutti fermi e lasci scappare un giocatore così, facendolo entrare quasi... Ecco, ci fermiamo, torniamo indietro nel momento del passaggio verso Celiento. Qualche frame prima
e vediamo, ok, il pallone va verso il giocatore del Bari, andiamo avanti, dobbiamo arrivare al passaggio di questo giocatore che sta per prendere il pallone, quindi tra un po'. Che in questo momento è comunque avanti, ora è avanti il pallone rispetto a Celiento, bisogna vedere se poi sarà così e penso di sì al ancora, momento del passaggio. Ancora, andiamo avanti. Ecco, nel momento del la linea, la linea del pallone no, è più avanti. No, non è fuori gioco. No, assolutamente no. C'è un giocatore sul vertice dell'area piccola, che è quello che va a contrastare l'assist man. Ma soprattutto è il pallone che è avanti a tutti. Sì, a parte che il pallone è avanti a tutti. Quello è dirimente. Assolutamente no. 7 e mezzo, Andrea, sei d'accordo con il giudizio, che con il voto che abbiamo dato? Sì, perché è una prova di maturità. Il Teramo, da quando si è iniziato a fare sul serio, ha sbagliato solo un colpo a Reggio Calabria contro una squadra che fa una categoria, ha una categoria superiore, gioca in Serie B e peraltro ha perso su un autogol, magari nel complesso in maniera meritata. Paci è stato anche in parte critico su quella prova, però bisogna dire che dopo che fai quel viaggio, giochi contro una squadra di categoria superiore, comunque tieni il campo dignitosamente, capisco che lui faccia la parte, però ci si può anche accontentare di quello che si è visto. Se poi vai a giocare a Bari e tiri fuori una prestazione così gagliarda, quindi qualità di alcune giocate tipo quella di Bombaggi, riesci a resistere nel secondo tempo, penso che tutto questo vada a nobilitare il voto. Restano però delle cose da rivedere, perché il gol preso in quel modo francamente può lasciare della mare in bocca. C'è quell'errore clamoroso nel primo tempo di Diakité, che come ho detto oggi è sicuramente un ragazzo che sta crescendo in quel ruolo, farà grandi prestazioni, ma probabilmente il tipo di giocatore che farà anche quegli errori non leggeri, anche piuttosto marchiani ed evidenti. Però va tutto messo in conto quando si fa riferimento e affidamento a giocatori così giovani. Nel complesso una prova ampiamente positiva. Okay, ci andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Massimo Paci dopo la partita. La prima cosa, giro i complimenti ai ragazzi, perché io onestamente non ho fatto niente, ho guardato la partita dalla panchina e i ragazzi sono stati grandi, perché portare via un punto qua contro una squadra che probabilmente farà da protagonista in questo campionato quasi sicuramente è qualcosa di grande per tutto quello, no, che abbiamo dovuto affrontare in questo mese, quindi complimenti vanno a loro. La partita è stata rammaricato, sono contento per il punto. Certo, nell'occasione del gol potevamo essere un po' più attenti, ecco, e dispiace, però va bene così, siamo molto contenti del risultato. Veramente l'approccio alla gara è stato fantastico, abbiamo fatto i primi 10-15 minuti, i ragazzi erano eccezionali, dopo è inevitabile che venisse fuori la qualità del Bari. Hanno giocatori importanti in tutti i reparti del campo e ci siamo difesi bene. In fase di possesso naturalmente dobbiamo migliorare, ma questo non lo scopriamo oggi. Siamo una squadra in fase di costruzione, siamo una squadra nuova per certi versi, no? Con tutta una storia nuova, e quindi credo che sia un processo di crescita che dovremmo essere bravi a migliorare il più velocemente possibile in quella fase. La fase non possesso già è ottima e poi certo non concedere neanche una palla gol era quasi impensabile. Il processo sia ancora tutto da scoprire, nel senso che questa squadra secondo me ha tanto potenziale ancora da esprimere. Questa squadra non si sta esprimendo al massimo il proprio potenziale. È un percorso, è un processo, soprattutto oggi abbiamo visto in certi momenti della partita andare in vantaggio 1-0 paradossalmente è ancora più difficoltoso poi la gestione dei minuti successivi, perché lì fa parte della maturità di una squadra che ripeto, ci vuole tempo, ma questa squadra ha tanto potenziale ancora da esprimere. Dobbiamo lavorare, c'è tanto lavoro che ci aspetta, quotidiano. La fase di possesso è da migliorare, la fase difensiva bisogna continuare a lavorare su questa strada. L'aspetto mentale mi è piaciuto della squadra, perché insomma sono rimasti attaccati alla partita, non hanno concesso poco e questo significa che già da quel punto di vista la squadra si sta formando, ma già in maniera veloce.
lo stravedo per questi ragazzi, sono veramente entusiasta ed eccitato di allenare questa squadra, perché credo che abbia tanto potenziale, e quindi sarei contento comunque, poi vediamo domani quello che succede, non vedo l'ora che finisca il mercato, quello sì. Onestamente la prestazione di Diakité è stata buona nel secondo tempo e secondo me non proprio sufficiente quella del primo tempo. Non ha approcciato la gara nella maniera giusta. Io mi aspetto molto di più da lui, mi aspetto molto di più dal punto di vista dell'attenzione durante gli allenamenti, perché è un giocatore che ha grande potenziale, come dice lei, e c'è potenziale. Il discorso è arrivarci a massimizzare quel potenziale in un processo di miglioramento e la costanza nel rendimento delle prestazioni. E quello fa parte del lavoro quotidiano, i ragazzi stanno seguendo, quindi io ho molta fiducia che possano riuscire a esprimere il loro potenziale. Abbiamo dei giocatori validi anche fuori che non hanno giocato, tipo Soprano, tipo anche Iotti che oggi era fuori, che per adesso non ha giocato mai e mi dispiace. Abbiamo Trasciani che è giovane, ha grande potenziale anche lui, sono molto contento dei miei ragazzi. Davvero un ottimo lavoro quello che sta facendo Massimo Paci a Teramo. Oh, peraltro Paci che ha regalato un libro a Bombaggi, glielo avete chiesto in conferenza stampa, tra un po' lo ascoltiamo anche dalla stessa voce di Bombaggi, che continua ad essere l'uomo di riferimento di questa squadra probabilmente, anche proprio a livello anche di spirito, se vogliamo. Sì, di spirito, di tecnica, di atteggiamento, appunto, come l'anno scorso, insomma, lo è evidentemente anche quest'anno uno dei punti di riferimento della rosa. Poi in estate magari ci sono, anzi, non in estate, nelle scorse settimane ci sono stati anche interessamenti da parte di altri club, poi non si sono concretizzati, non è andata avanti l'interessamento, non è diventato vera e propria trattativa, quindi alla fine Bombaggi è rimasto a Teramo. Tra l'altro lui è uno di quelli che vive una situazione particolare, perché è in contenzioso con la società per gli ormai famosi stipendi di marzo-aprile, quindi anche gestire una situazione extracampo in casa, tra virgolette, perché comunque sei in contenzioso con la tua società, non è semplice dal punto di vista mentale, quindi magari anche per questo Mister ha deciso di regalargli questo libro, proprio sulla consapevolezza e sulla forza mentale, come ha raccontato proprio il centrocampista. Come lui e anche altri vivono questa situazione, insomma, sembra che il Teramo sia riuscito a costruire nello spogliatoio una specie di gruppo per cui le cose che succedono all'esterno non arrivano all'interno del gruppo, ecco, quindi forse anche questa è la forza in questo momento della formazione di Paci, fare gruppo nel senso pieno del termine, fare squadra e lasciare al di fuori le trattative di mercato, contenzioso e altre situazioni che comunemente comunque ci sono nel mondo del calcio, fuori dallo spogliatoio, e cercare di fare il massimo in campo. Lo ascoltiamo Francesco Bombaggi in conferenza stampa. È quello su cui stiamo cercando di lavorare quest'anno, sull'intensità, sull'aggressività, cercare di recuperare la palla il più in alto possibile. Oggi ne ho fatto bene, penso i primi 20 minuti li abbiamo messi là, poi siamo un po' andati lunghi con le gambe, diciamo, siamo un po' allungati, siamo stati bravi a difenderci anche nella nostra metà campo, diciamo. Hai fatto il gesto, se non ho visto male, sono matto. Matto, però non era matto, era per una cosa che... il mister mi ha regalato un libro in settimana, che voi cose che non sapete, cose nostre, mi ha regalato un bel libro su un fattore mentale, quindi facevo il segno della testa, che okay. È tutto lì dentro sostanzialmente, era solo questo. Presumo di sì, poi ci sono state delle uscite, cioè è inevitabile dirlo, però credo che chi è rimasto qua abbia la voglia di rimanere qua, penso che si veda in campo, dal primo all'ultimo, non c'è nessuno che si sta risparmiando, quindi noi siamo tutti quanti, penso, volevamo rimanere qua, al di là dei poi di discorsi che sono extra calcistici che non mi competono, però si respira un'aria di voglia di rimanere a Teramo, di voglia di far bene col Teramo. Penso che il mister ci abbia messo tanto,
di suo per, diciamo, per pulirci la testa da tutte le situazioni esterne che ci sono venute a creare in questi mesi, e questo si sta riportando sul campo. Dobbiamo continuare così. Collegandomi un po' a questa risposta, Francesco, come hai vissuto le vicende extra campo del contenzioso e anche degli interessamenti dei vari club che si sono affacciati e hanno chiesto di te? No, guarda, io ho sempre detto che la mia intenzione era rimanere a Teramo. Onestamente non è facile quando vai a scadenza, soprattutto alla metà, dici che okay, il progetto mi piace, il posto mi piace, voglio stare qua. Devo dire che personalmente per me tanto mi ha dato il mister, perché se mi trovi bene con l'allenatore è più facile andare via. Devo dire che fin da subito mi ha dato una cosa, un'energia positiva, che mi ha spinto a non pensare neanche troppo a queste situazioni esterne. In realtà il discorso contenzioso è un discorso particolare, c'è stato poco tempo anche per mettersi d'accordo, c'è stato poco, tutte le cose che sono successe a cavallo di questo contenzioso hanno portato a una situazione che si sta trascinando ancora, ma non credo che porti strascichi da nessuna parte, poi si vedrà più avanti. Insomma, Paci decisivo anche per la permanenza di Francesco Mobagi a Teramo, almeno ascoltando le sue parole. Adesso settimana tipo, siamo in chiusura, vero Ania, perché è saltato il turno infrasettimanale con il Foggia, si torna di nuovo in trasferta, di nuovo in Puglia, più o meno da quelle parti, non molto distante da Bari, si va a Monopoli. Sì, credo che avere una settimana piena di lavoro davanti può essere un fattore comunque a vantaggio del Teramo, che ha avuto già un paio di turni infrasettimanali, ovvero la Coppa Italia, e quindi non ha avuto molto tempo per recuperare e lavorare, quindi magari saranno giorni utili anche un po' per vedere le condizioni di Soprano, per vedere come sta Di Matteo, per vedere come sta Minelli, se tornerà, se resterà a disposizione del Teramo oppure andrà da altre parti. A Monopoli tornerà K dalla squalifica perché ha scontato le due giornate, ma saranno comunque giorni utili per Paci, per giorni pieni per lavorare sulla squadra e per cercare già un po' di migliorare questa fase di possesso che lui stesso ha sottolineato che ancora manca. Domanda a bruciapelo per tutti e due: domani sera alle 20:01 il Teramo avrà messo a segno 0-1 o due colpi? Uno. Andrea? Che cosa? È zero. Peraltro, se quel colpo deve essere zero, Cimaglia, sì, e se quel colpo, se mai, insomma, se dovesse arrivare poi qualcosa, dovesse essere Cinaglia, io dico va bene il professionismo, va bene che certe cose vanno cancellate, ma prendere un giocatore di quell'ascoli, quello lì, quello che ha fatto del 2015, era quasi un titolare. Insomma, forse è meglio non prenderlo. Questione di opportunità. Va bene, va bene, va bene. Continueremo a parlarne martedì più approfonditamente del corso di Proteramo. Grazie Ania. Buona grazie domenica. A voi, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Andrea, noi invece ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale perché poi apriamo la lunga pagina, tutta dedicata alla Serie D. A tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, allora cominciamo il lungo viaggio nelle partite del pomeriggio in Serie D. Do la buona serata innanzitutto a Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Che oggi era a Castelnuovo per Castelnuovo Pineto e non è a Castelnuovo, non è neanche a Pineto, ma è in viaggio con la sua macchina perché sta tornando a Bologna. Massimo Loviso, ciao Massimo, centrocampista a Castelnuovo. Ciao Massimo. Ciao a tutti, buonasera. Ti abbiamo intercettato lungo il viaggio, allora io direi così, ti facciamo rivedere il servizio della partita, così poi lo commentiamo insieme a te. Castelnuovo Pineto 0-1, Stefano Recanati. Dopo l'importante successo di 7 giorni fa a Fiuggi, il Castelnuovo Vomano debutta tra le mura amiche affrontando il Pineto nel derby tutto teramano di Serie D. Guido Di Fabio conferma la formazione di domenica scorsa ad eccezione dello squalificato San Severino al suo posto. Basso sulla corsia di destra, Ferri out ancora per infortunio Gentile. Partono dalla panchina Sbarbati e Titone. Umore opposto in casa Pineto che vuole cancellare la sconfitta tra le mura amiche contro il Notaresco. Amaulo deve rinunciare a Tomassini in fortuna.
sfortunato. Al suo posto spazio all'attaccante argentino Emiliano Olcese. In difesa Orlando vince il ballottaggio con Salvatori. Sul settore di destra c'è Bugaro. Gara che parte subito a ritmi elevati con il primo squillo di marca nero-verde già al secondo minuto, con Fagioli che dal vertice alto dell'area di rigore scalda subito i guantoni a Mercorelli, che si fa trovare pronto sul primo palo e mette in angolo. Due giri di lancette ed arriva la replica pinetese con Bugaro che dal limite dell'area di rigore arma il destro, ma Natali si fa trovare pronto con la sfera che finisce in corner. Il Pinetto, che punta quest'anno ad un campionato di vertice, cerca di fare la partita impostando dal basso, mentre il Castelnuovo aspetta e agisce di rimessa. Al quindicesimo ci riprova la squadra di casa con Morganti, che si fa trovare pronto a rimorchio dalla destra e serve Emili, ma il suo tiro si impenna finendo la corsa oltre la traversa. Fatica ancora un po' il Pinetto a venire fuori con il Castelnuovo che fa tanta densità in mezzo al campo. Ancora i padroni di casa al 17esimo con il trequartista Emili, che dal limite dell'area di rigore ci prova, ma questa volta è provvidenziale l'intervento di Orlando che smorza la corsa della sfera quanto basta per evitare guai peggiori ai suoi. Passano 7 minuti e si fa rivedere in avanti la squadra di Amaulo. Questa volta i pericoli arrivano dalla sinistra, dove il cross di Nicolao è preciso e trova l'incornata di Olcese, che testa tutti i riflessi di Natali, bravissimo a mettere in corner. Ancora Pineto al 36esimo, schema da corner, Nicolao chiama la stoccata a Camplone che mira il 7, ma Natali è super e devia. Dal calcio d'angolo che ne scaturisce micidiale ripartenza 2 contro 1 del Castelnuovo, ma la conclusione di D'Egidio è troppo centrale e non impensierisce Mercorelli che blocca a terra. La ripresa riparte subito con il Castelnuovo vicino alla rete del vantaggio, con il funambolo D'Egidio che riesce a districarsi bene tra le maglie azzurre del Pineto, ma una volta saltato anche il portiere si vede ribattere il tiro sulla linea di porta da Nicolao. Si inizia a far sentire la stanchezza sul terreno di gioco e allora i due mister pescano dalla panchina. Da segnalare in casa a Castelnuovo l'esordio di Mario Titone, mentre Amaulo manda in campo Esposito per Palumbo. Al 35esimo si fa rivedere in avanti il Pineto proprio con il neo entrato Esposito, che è servito da Olcese, mastica il destro che finisce al lato. Passano 3 minuti e si accende Massimo Loviso. L'esperto centrocampista recupera palla su Esposito e poi prova a piazzare il destro con la palla che scheggia il palo dopo la deviazione decisiva di Mercorelli. Ma al 42esimo cambia il parziale. Da una rimessa laterale la sfera arriva ad Olcese, che vede l'inserimento tra le linee di Paoli che fa rimbalzare la sfera e poi con il destro trafigge l'incolpevole Natali per il vantaggio pinetese. Il Castelnuovo ci prova ad agguantare in tutti i modi il pareggio, ma la formazione di Amaulo non commette disattenzioni nel finale e riesce a portare i 3 punti a casa, festeggiando così la prima vittoria in campionato. Prima sconfitta per il Castelnuovo, che per quanto fatto vedere in campo oggi può puntare ad una salvezza molto tranquilla. Durante il servizio ho visto, nel momento in cui Stefano è partito il suo destro che ha preso il palo, ho visto Massimo Loviso che si è avvicinato proprio per vedere ancora meglio e cercare di capire come sia stato possibile che quel pallone non sia entrato. Ecco Massimo, rivedendo un po' le immagini, che giudizio hai della partita di oggi? Sto rosicando ancora. Ho sempre detto ai miei compagni che ci deve essere grande differenza tra vincere e perdere, e quindi è una cosa proprio da dentro che dobbiamo avere. Penso che abbiamo fatto anche una discreta partita, abbiamo avuto tante occasioni il primo tempo e poi anche sulla mia personale ha fatto una bellissima parata il portiere. Dispiace tanto perché non siamo riusciti a guadagnare quel punto che secondo me era giusto. Anche loro, diciamo, hanno avuto delle occasioni, però forse noi ai punti potevamo dire qualcosa di più. È un rammarico e dobbiamo solo ed esclusivamente ricaricarci e partire già da martedì. Queste sono le cose belle del calcio, che già di domenica in domenica si può giocare contro una squadra forte, ha degli elementi che è stata costruita per vincere, però devo fare i complimenti alla squadra e c'è solo da continuare così e migliorarsi giorno per giorno. Castelnuovo, che ancora lo abbiamo visto, non dico un cantiere aperto, però insomma deve rientrare comunque Sbarbati, oggi è entrato Mario Titone, è ancora una squadra che deve trovare la sua, il suo essere definitivo, ecco. Penso che siano pezzi da 90, senza nulla togliere a coloro che erano in campo.
sono giocatori che ci possono dare qualcosa, ci possono dare della qualità, conoscono la categoria, da Mario a Lorenzo, giocatori che ci servono e quell'esperienza che serve in un campionato veramente tosto. Andrea, volevi fare una domanda a Loviso, perché io poi devo chiedergli come Loviso è arrivato a Castelnuovo, perché insomma io un paio di stagioni fa, due o tre stagioni fa, me lo ricordo a Bergamo con l'Albino Leff, in un Albino Leff Teramo 1-0, insomma, me lo ricordo in Serie A a Bologna e non solo. Andrea, tu invece a Loviso hai qualche curiosità? Ma intanto abbiamo qualche immagine che lo ritrae qualche stagione passata, non ai tempi magari della Serie A, però abbastanza recente, con questo gol capolavoro che lui ha segnato con la maglia dell'Albino Leffe. Io da molto tempo, insomma, lo conosco come uno straordinario tiratore, qualità balistiche che sono al di sopra della media. Ma lo prendevi al fantacalcio, Andrea? No, ai tempi non facevo il fantacalcio, ma sarebbe stato da adocchiare. Questo è il gol più recente segnato nel play-out della stagione che si è da poco esaurita, e quell'altro è un gol appunto con l'Albino Leffe da metà campo. Ma insomma, quando ha preso contezza, no, di avere queste qualità straordinarie balistiche quando era giovane, e ritiene insomma di averle sfruttate, ritengo, alla perfezione, no? Perché poi specialista dei calci piazzati, e tirare da oltre metà campo come si è fatto in quella partita di Bergamo vuol dire che si ha grande consapevolezza dei propri mezzi. Guarda, ti ringrazio veramente delle belle parole e grazie. Madre Natura mi ha dato questo dono che da quando sono piccolo ho cercato sempre di raffinare di settimana in settimana. Ho avuto la fortuna di crescere a Bologna fino poi ad arrivare in Serie A. Il mio primo anno di Serie A a Bologna avevo un maestro che era Beppe Signori. Caspita. Lui mi ha insegnato tanto sotto l'aspetto del come calciare, dai rigori alle punizioni, e anch'io personalmente ci ho messo tanto nel mio nel crescere, perché penso che sia una cosa molto molto importante il poter saper calciare la palla, e nel calcio si è arrivato quasi all'80% come statistiche di gol su palline attive. Ho sempre cercato veramente di mettere a disposizione questa qualità che Madre Natura mi ha dato, e per quanto riguarda il gol in Albino Leffe Gubbio, nel momento in cui ho portato la palla ho visto il portiere che non aveva le gambe messe bene per poter scappare indietro, e quindi poi nel momento in cui ho caricato ancora il calcio è scappato troppo tardi. Poi, come perché la palla finisce la sua corsa proprio in gol, finisce la sua corsa proprio dentro la rete, non è che rimbalza, sì, prima, va proprio direttamente in fondo alla rete. Ecco, ma cosa c'è di tecnico, cioè cosa hai carpito ad esempio da Signori, se possiamo un attimo scendere qualche dettaglio? Ma su questo stavo dicendo, come dice mio fratello, è la cosa bella nel calcio, quando si guarda anche Messi, Ronaldo, senza nulla togliere, anzi, tanto di cappello per queste persone, è proprio quel mezzo secondo nel pensare una determinata cosa, e quindi quel mezzo secondo che ho voluto calciare da metà campo. Poi ho calciato bene, perché il calcio, rivedendolo, è un calcio pulito. Beppe Signori mi ha proprio insegnato il poter, dai calci di rigore, un certo tipo di rincorsa, quanta rincorsa serve per battere determinate punizioni laterali, o allo stesso tempo cosa guardare nel momento in cui ci sono delle punizioni al limite. Tanti piccoli particolari che mi hanno fatto sì che si potesse raffinare il calcio che, come ho detto, fortunatamente, ringrazio Madre Natura, ho da quando sono piccolo. Massimo, ti chiedono da casa, come hai visto il Pineto? Il Pineto è una squadra organizzata, una squadra che ha sugli esterni grande corsa con i giovani, esperienza, però devo dire che io ho visto la mia squadra in una certa maniera.
su ogni pallone, in alcune occasioni potevamo forse essere messi meglio in campo come ordine, dico io. Però abbiamo dato tutto e dispiace veramente non aver guadagnato neanche un punto da questa partita, che secondo me, dalle occasioni che abbiamo avuto, dobbiamo essere ancora più cinici, più determinati e ancora più cazzuti, come si suol dire nel gergo. Però è una squadra forte, però io penso solo esclusivamente ai miei compagni e alla mia squadra. Stefano, una domanda per Massimo Loviso, poi lo salutiamo perché giustamente deve continuare il viaggio. Sì, ciao Massimo, una considerazione e poi una domanda. La considerazione è questa: secondo me, vedendolo in campo, io non lo conosco, ha una qualità, oltre a quelle che poi Madre Natura ha per il pallone, e secondo me è quella dell'umiltà. Un giocatore calatosi in questa categoria, in Serie D, non una parola fuori posto, sempre in aiuto ai compagni. Si vede poco, ma quando si vede fa male, come a Fiuggi. Sì. Ho detto che secondo me, l'ho detto anche a Nice, secondo me poi non è stato un fuoco di paglia, il Castelnuovo farà il suo discreto campionato, e quindi secondo me l'umiltà è quella che è una sua qualità che ha e si vede. Ma come mai poi, questa è la domanda, proprio Castelnuovo, sicuramente tra le tante opzioni che avevi, non credo che c'era solo quella di Castelnuovo. Ma ho bisogno ancora di calarmi ancora di più in questa categoria, e per come sono fatto, per il ruolo che ho sempre coperto in campo, toccare ancora più palloni. Questa è una cosa che mi sono detto adesso durante il viaggio, perché voglio essere ancora più importante nella squadra. I miei compagni mi stanno dando una grande mano, io sto cercando di dare la mia esperienza e il fatto di poter stare bene ancora fisicamente e mentalmente. E quindi ringrazio veramente tanto la società, il mister e tutti quanti. Per quanto riguarda la scelta di Castelnuovo, sono sincero, 2 settimane prima che potessi fare una chiacchierata con il Castelnuovo c'era il Pineto che mi aveva chiamato. Il Pineto stesso poi ci siamo sentiti e avevano optato per un altro giocatore, e poi io c'ho rapporto da 10-12 anni, quando giocavo a Livorno e avevamo vinto anche il campionato di Serie B insieme a Maurizio Di Renzo. Ci eravamo sentiti in maniera semplice, perché io vengo a San Benedetto da 12-13 anni, e nel momento in cui si arriva all'estate sono sempre andato da lui a fare una cosiddetta preparazione. Ci siamo sentiti come va, come non va, e poi a quel punto, dopo una settimana che il Pineto aveva fatto le proprie scelte, gli chiesi in maniera molto molto tranquilla com'era se c'era la volontà di prendere Massimo Loviso a Castelnuovo. Si è messo a disposizione nel parlare con il mister, nel parlare con il direttore, allo stesso tempo poi abbiamo trovato l'accordo nel giro di una settimana. Ho fatto questa scelta proprio a livello umano, a livello di mi piace il loro modo di pensare, il loro modo di voler crescere step by step. Stiamo crescendo tanto, la società sta crescendo, ha creato qualcosa di bello lì come struttura. E quindi, come ho detto, una nuova avventura in Serie D l'ho fatta 2 anni fa quando era a Modena, una diversa piazza sicuramente, però c'è la volontà di crescere e di dare il mio apporto a livello professionale, umano, e spero anche, come ho detto, a livello di salute e mentalità, che è la prima cosa, è passione, perché c'è ancora tanto tanto amore verso questo sport. Massimo, sei stato gentilissimo. Una domanda flash: tra il serio e il faceto, dove ti trovi a questo punto? Vogliamo sapere a che altezza, per capire quanto ti manca per arrivare a casa. Manca circa una mezz'ora, 40 minuti da Bologna, da casa mia. Raggiungo la mia ragazza per poter andare a mangiare qualcosa, ma è stato un piacere fermarmi, perché me l'aveva chiesto Roberto, il nostro addetto stampa, e che ringrazio. E anche per voi, con grande piacere. Grazie a Massimo Loviso, buon rientro a casa, ovviamente in bocca al lupo per il campionato, a te a Castelnuovo ovviamente. Grazie mille davvero. A voi, buona serata e buon lavoro.
Grazie Massimo. Ciao, grazie. Grazie a Massimo Loviso. Insomma, avete capito adesso più o meno qual è la differenza tra un giocatore che è veramente un professionista, anche da come parla, anche da quello che dice, anche dal fatto che un classe 84 dice: in macchina pensavo devo migliorare qui, devo migliorare lì, devo aiutare i compagni. Veramente ci sono giocatori che veramente oltre le categorie. Oh, ha detto una cosa fondamentale secondo me per questo. Quale ha colpito di più? Il maestro che ha avuto, Roberto Baggio. Finito. Signori. Beppe Signori. Ha detto una cosa penso fondamentale per quanto riguarda poi la sua carriera. Ci andiamo ad ascoltare le interviste, Stefano, così poi ci racconti un po' come è andata la partita. Le interviste del dopogara ai due tecnici di Castelnuovo Pineto. Mister Guido Di Fabio, vista la partita di oggi, anche se uscite sconfitti, fa capire che anche la vittoria di Fiuggi non era un fuoco di paglia. Questo Castelnuovo c'è e vuole dire la sua. No, sì, è vero, perché io paradossalmente sono più contento oggi che domenica, parte il risultato, perché la mia squadra è a cospetto di una squadra molto molto forte che sicuramente lotterà per i vertici della vittoria di questo campionato, non ha affatto sfigurato, anzi ha creato tanto e forse è quello che ci è mancato, magari in zona gol siamo stati poco lucidi o poco cattivi, perché per le occasioni che abbiamo avuto avremmo meritato sicuramente di fare almeno un gol. C'è stata una grandissima parata del loro portiere, che poi la palla è andata a finire sul palo, quindi immaginiamo se non l'avesse toccata sicuramente sarebbe andata dentro, però al di là delle occasioni sono contento dell'atteggiamento che ha avuto la squadra, che ha giocato con tantissima personalità, ha messo in seria difficoltà una squadra come il Pineto, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, perché per molti di questi ragazzi la Serie D è una novità, quindi ci si devono calare, capito? E ci si stanno calando con un grandissima umiltà, quello che gli ho detto dentro, che devono continuare così perché questa è la strada giusta da seguire. Il nostro obiettivo era portare via la vittoria, portare via i tre punti dopo la sconfitta casalinga. L'abbiamo fatto su un campo difficile contro il Castelnuovo, un'ottima squadra, ben organizzata e in tutti i settori, che ci ha messo in difficoltà soprattutto nelle ripartenze. Abbiamo provato a fare la partita, qualcosa abbiamo concesso perché è inevitabile quando provi a imporre soluzioni di gioco e qualche rischio lo prendi, e Castelnuovo si è reso pericoloso in via circostanza. Entrambe le squadre volevano la vittoria, l'episodio ci ha premiato e oggi forse abbiamo raccolto più di quello che avremmo meritato. Domenica scorsa forse abbiamo raccolto meno, quindi il calcio è questo, siamo agli inizi, dobbiamo soltanto continuare a lavorare e migliorare in certe situazioni di gioco. Il gol è stata una grandissima giocata di Dolcese che ha messo davanti al portiere Paolo, quindi io non direi è stata una giocata importantissima, ci ha permesso di vincere, quindi abbiamo fatto tutto, secondo me una buona prestazione. Come ho detto prima, dobbiamo migliorare come equilibrio e solidità di squadra, perché ogni domenica ogni partita va interpretata e giocata cercando un po' di curare tutti i particolari di una gara. Allora, questi due allenatori, Stefano, abbiamo visto il servizio prima dell'intervento di Massimo Loviso e abbiamo visto tante opportunità da una parte e dall'altra, e due portieri in forma sbagliante, sia Natale da una parte e Mercorelli dall'altra. Davvero una grande partita. Assolutamente due migliori in campo. Due ragazzi che si sono fatti trovare pronti, soprattutto il portiere del Pineto, per quello che è successo in settimana. È arrivato un nuovo portiere da Teramo, Meiri. Quindi forse il ragazzo si è un po' anche levato qualche sassolino dalle scarpe, oggi veramente ha risolto tante situazioni difficili e poi il Pineto è andato bene, è riuscito a trovare il gol alla fine, ha vinto. Però secondo me, con due portieri protagonisti, forse anche il pareggio non era così, con due portieri protagonisti. Chi ti è piaciuto da una parte e dall'altra? Facciamo i promossi, non facciamo i bocciati. I promossi, allora. E i rimandati, non i bocciati. Allora, ti dico, per quanto riguarda il Castelnuovo, mi è piaciuto molto D'Egidio. Sì. Giocato bene, corre, velocità, anche qualche lampo uno contro uno, bene. E dall'altra parte, penso Bugaro.
A proposito del gol, Andrea, sì, tu, lo so che vuoi dire. È quello che stavi per dire tu. Che palla Olcese! Che palla Olcese ha fatto un assist pazzesco, ragazzi. Grandissimo, grandissimo. Un assist pazzesco, lo rivediamo. Io volevo andare a parare. Cioè, Paoli, è vero che poi è bravo, che non tira subito e aspetta la frazione di secondo per tirare in porta. Ma Olcese fa un capolavoro. Ma Olcese ha dato un pallone incredibile. Tra un po' lo vediamo. Porta, palleggio, vede il taglio e dà una palla millimetrica a Paoli, che poi è bravissimo anche con la finta, il tiro. Però Olcese fa una giocata da categoria superiore. E noi ce lo ricordiamo bene a Teramo quello che è successo. E devo dire che effettivamente in Serie D Olcese, se sta bene, anche se a volte sembra un po' svogliato, cioè questo atteggiamento, però poi effettivamente in Serie D è uno che risolve le partite, anche quando non segna, come è successo oggi. Bella scelta quella che ha Mauro, perché oggi mancava Tomassini, sono due centravanti forti. Certamente Olcese è uno che ha più esperienza ed è anche abituato a vincere i campionati rispetto a Tomassini. Ecco, questo quello era ecco il palo di Olcese. Attenzione, guardate qua, doppio e poi hop! Ma guarda, diciamo, ragazzi, diciamo che secondo me aveva anche pensato al tiro col sinistro e con la quale l'occhio ha visto l'inserimento. Ha visto e ha l'inserimento, messo la palla. Bravo Paoli. Bravissimo, ma ha dato la palla col contagiro. Senti, secondo te, e lo chiedo anche ad Andrea, quando prima l'Uviso ha detto mi ha contattato il Pinedo, poi hanno scelto qualcun altro, era Paoli? Sì, sicuro. Ci ho pensato subito. Sì, hanno lo stesso ruolo e hanno la stessa funzione, cioè il regista e il giocatore d'esperienza. Quindi è evidente che se hai fatto un investimento tu Pineto su Paoli, poi non lo puoi fare con Loviso, metteresti due grandi giocatori ma che hanno lo stesso ruolo e anche la stessa leadership, quindi sarebbe troppo. Però fammi dire, a proposito di centrocampisti, è entrato benissimo con Notaresco, è entrato benissimo anche oggi Francesco Esposito, che è davvero un ottimo ritorno in casa Pineto ed è un'arma tattica che poche squadre possono avere. Assolutamente, assolutamente sì. Va bene, noi ci stiamo per salutare Stefano, ma non con i nostri amici a casa, perché andiamo avanti fino alle 21. Però io ti ringrazio per averci raccontato la partita. Ovviamente ringrazio per il collegamento con Massimo Loviso, l'ho fatto anche lui, lo faccio anche io in prima persona all'ufficio stampa del Castelnuovo, Roberto Marchione, che saluto e che ringrazio. Una cosa, speriamo che si possa tornare o quantomeno iniziare a giocare una partita a Castelnuovo con gli spettatori, perché sicuramente sarà tante persone che volevano andare allo stadio, ma purtroppo la tribuna non lo permette, bisogna creare e costruire un'altra tribuna dall'altra parte, vedremo. Va bene. Noi ci fermiamo. Perché sorride Andrea questo? Perché oggi ho visto che a Castelnuovo c'era anche l'ex presidente del Teramo. Sì, c'era. Anche l'ex vicepresidente del Teramo. C'erano tutti. Ex dirigente del Teramo. Quindi... Eccoli qua. C'erano Campitelli, Cimini, Mignini. Ora qui si vede solo Campitelli con il presidente del Pineto Brocco, il vice De Luca. Però insomma, l'ex società del Teramo era oggi a Castelnuovo. Assolutamente sì. Noi ci fermiamo, grazie Stefano. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale. Tra poco al posto di Stefano Recanati Paolo Renzetti, perché parliamo di Vastese Giulianova. Tra poco. Eccoci rientrati, sono le 20:32 minuti per chi ci segue in diretta. Una buona serata a Paolo Renzetti, ciao Paolo. Ciao Jacopo, buonasera. Di ritorno da un'Aragona, anche lì? Deserta? No. C'era la possibilità oggi di far entrare 1000 spettatori, ce n'erano circa 400. 400. Finita 1-1? Sì. Partita come? Direi derby di rigore, perché ci sono stati due calci di rigore che hanno deciso la partita. Non è stata una gara entusiasmante, un derby combattuto, due squadre che espongono ancora il cartello dei lavori in corso. Ci vediamo 1-1 tra Vastese e Giulianova. Il servizio ovviamente è firmato da Paolo Renzetti.
pari di rigore nel derby dell'Aragona, dove sono due tiri dagli 11 metri a decidere il match giocato a viso aperto da giallorossi e biancorossi. Ai punti avrebbe forse meritato di più l'11 di casa, con gli ospiti bravi a resistere fino al 95esimo. Clima estivo con sole caldo e con Vastese e Giulianova che si affrontano di fronte a circa 400 spettatori. All'ottavo Antonelli per gli ospiti riceve palla sulla destra, entra in area ma tira debolmente fra le braccia di Rienzo. I locali senza Altobelli, Solimeno e Sorgente mostrano qualche titubanza, anche se al 18esimo su angolo di Logoluso la palla attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun giocatore biancorosso riesca a toccare il pallone. Passa un minuto e Di Prisco prova il gol della domenica con la palla che termina però a lato. Gara equilibrata fra due formazioni che dimostrano anche di temersi. Al 23esimo punizione per gli ospiti, calciata da Cristiano Del Grosso e palla destinata all'incrocio con il miracolo di Rienzo. Il match stenta a decollare anche perché i locali non riescono a trovare sbocchi in avanti, provandoci solo poi al 35esimo con una punizione di Logoluso parata a terra da Amadio. Si arriva così ai minuti finali con il vantaggio ospite al 40esimo grazie a Paudice, che trasforma un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un contatto fra Di Filippo e Danna. Dagli 11 metri l'attaccante ospite non sbaglia, regalando il vantaggio alla sua squadra con il primo tempo che si chiude così sullo 0-1. Nella ripresa la squadra di Massimo Silva riparte in avanti, al sesto Di Prisco sfiora il palo. Al nono minuto ci prova Guarracino al volo in area con Remo Amadio che però para. Più attivi i biancorossi di casa in maglia bianca per l'occasione, che premono alla ricerca del pari che arriva al 21esimo quando Danna atterra in area Guarracino. Rigore anche in questo caso piuttosto evidente, con l'autore del fallo espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto lo stesso Guarracino non sbaglia per il gol del pareggio. Si carica la Vastese che ha così l'occasione per cercare di vincere la partita, e al 26esimo un'opportunità con Di Prisco che dopo una deviazione per poco non beffa Amadio. Partita che si accende con le due formazioni che spingono, si lascia preferire però la squadra aragonese con Pollace pericoloso al 40esimo in area giuliese, mentre un minuto dopo è Guarracino a mancare il gol del 2-1. I giallorossi di Federico Del Grosso soffrono per l'inferiorità numerica, con Pollace ancora pericoloso al 45esimo prima del recupero che vede al 50esimo l'occasione per Calabrese, che trova però la parata di Amadio che salva porta e risultato. Il derby finisce in parità 1-1 tra Vastese e Giulianova. E dunque 1-1 tra Vastese e Giulianova. Chiediamo un giudizio al direttore generale della Vastese, un ritorno in casa biancorossa, Andrea Masciangelo, che saluto. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Allora, com'è stata questo match? Paolo giustamente dice tutte e due le squadre sono con il cartello lavori in corso. Quanto ancora per la Vastese? Sì. Abbastanza, penso che già stasera stiamo per chiudere un attaccante, quindi dobbiamo ancora completare qualcosina, però dai, per adesso va bene. Nelle ultime ore sono arrivati Diallo e Bernardi, l'attaccante che arriverà da almeno da dove, qualche indicazione? Non vogliamo magari, so che non ci dirai mai il nome. Guarda, potremmo anche quasi svelarlo perché diciamo che abbiamo quasi chiuso, quindi dovrebbe essere Martignello, ex Cerignola, Tommaso Martignello. E oggi era anche allo stadio a vedere la partita, quindi diciamo che abbiamo trovato l'accordo, quindi da martedì sicuramente si allenerà con noi. Poi, perdonami, puoi ripetere il nome perché io purtroppo ammetto di... Martignello Tommaso, ex Cerignola, sì, stava Olbia l'anno scorso a Cerignola. Tommaso Martignello, dunque nuovo centravanti, sì. Praticamente ci siamo per la Vastese. Che tipo, noi abbiamo detto la settimana scorsa, per la Vastese probabilmente non sarà il campionato che è stato che tradizionalmente negli ultimi anni la Vastese ci ha abituato a vedere, probabilmente sarà un campionato diverso in cui bisognerà lottare magari qualche partita in più, bisognerà sporcare qualche partita in più, bisognerà andarsi a conquistare qualche punticino in più con le unghie e con i denti. Abbiamo detto cavolate oppure no? No, che c'è stata un po' una ristrutturazione, stiamo cercando di ricostruire una società diversa, nuova e quindi con i piedi per terra.
quindi sicuramente il budget, anche per quello che è successo, per tutto quello che è successo in Italia, siamo più attenti. Non, la società non si tira indietro, cerca sempre di accontentare sia il direttore che l'allenatore, perché Vasto merita sicuramente una squadra consona della città, però bisogna stare sempre coi piedi per terra. Oggi permettetemi di fare un plauso a tutti gli organizzatori, perché abbiamo fatto a porte aperte, eravamo circa 300 persone, siamo partiti con la campagna abbonamenti, quindi la città sta rispondendo, e un plauso a tutti veramente gli organizzatori, perché è stato anche da parte del questore, da tutti gli organi, i complimenti, tutti presieduti dal vicepresidente Salvatorelli, quindi questo è importante, perché come vediamo in Italia ci sono tante difficoltà, quindi oggi è stato uno spettacolo vedere l'Aragona con delle persone che applaudivano con educazione, con rispetto delle norme, e questo è il primo passo. Poi la società sicuramente, come già detto, con i piedi per terra vuole accontentare tutti e vuole fare una squadra che comunque primeggi per questo campionato, ma con calma, perché dobbiamo vedere prima l'evolversi di altre situazioni. Anche perché a proposito di presenza di pubblico, la società si era raccomandata di presentarsi con ampio anticipo, perché ci sono tutte delle procedure, sono delle procedure da fare. Io oggi ne ho avuto contezza diretta, c'è la misurazione della febbre, va sottoscritta l'autocertificazione, va consegnata, insomma c'è un procedimento. Quindi chi va allo stadio adesso deve munirsi anche non solo dei dispositivi, non solo della mascherina, anche di un po' di sana pazienza, a cui però probabilmente ci siamo abituati un po' tutti. Con la prenotazione, con l'acquisto dell'abbonamento, prenotazione del biglietto, abbiamo dovuto aumentare i steward per comunque far sì che tutto questo venga predisposto per bene, quindi sono tutti costi per la società. Domani, un'altra cosa importante, domani inizieranno i lavori all'Aragona, quindi per 15 giorni per la partita col Pineto sarà rifatto il manto erboso. Quindi dai, ci stiamo muovendo bene, siamo contenti, non è stata semplice ripartire, però andiamo avanti con tanto entusiasmo e tanta forza. Quindi tra due settimane, per la prossima partita in casa, l'Aragona sarà pronta? Sarà pronto? Sì, l'Aragona col Pineto sarà pronta, da domani inizieranno i lavori, quindi ci alleneremo 15 giorni tra Cupello e Scerni, per far sì che anche lo stadio, il manto erboso, sia fiore all'occhiello di questa città. Chiedono da casa: come mai le dimissioni di Agovino? Perché effettivamente sono state un momento durante quest'estate particolare, cui la Vastese, che sembrava aver trovato l'allenatore, poi a un certo punto ha visto l'addio di Agovino e il ritorno di Massimo Silva. Ma è stato di comune accordo, io l'ho conosciuto, non conoscevo il mister Agovino, l'ho avuto modo di conoscere al ritiro, sono stato vicino, è sicuramente un grande professionista, poi sai, delle volte quando le cose non nascono subito, è stato da ambe le parti un comportamento eccezionale, perché con una stretta di mano e un abbraccio ci si è lasciati. Lui voleva delle cose forse troppo veloci, troppo subito, non siamo riusciti a dargliele per tanti altri motivi, però la cosa bella è che i rapporti sono stati lasciati sani, da massima stima, e quindi poi siamo andati subito su Silva, che conosceva l'ambiente. Andrea, vengo da te se hai qualche domanda a considerazione proprio sulla Vastese. No, chiedo al direttore che ambiente ha ritrovato a un anno di distanza, e c'è possibilità di essere ambiziosi a Vasto, perché la piazza vuole esserlo, perché c'è tradizione, c'è storia di campionati in Serie C, però si fa fatica ad allestire un progetto che possa essere competitivo per la vittoria del campionato. Che ambiente ha ritrovato, e c'è margine per fare un lavoro di questo tipo?
Guardi, l'ambiente l'ho ritrovato sempre passionale, come hai detto, perché Vasto vive di calcio. Il presidente Bolami col co-presidente Scafetta negli anni, in questi 5 anni, hanno sempre fatto tanti sacrifici. Da quest'anno in maniera forte è rientrato il vicepresidente Salvatorelli, un imprenditore importante della città, e si è avvicinato molto Maurizio Sabelli, quindi stiamo cercando di costruire una società. Anche noi che siamo ormai vicini alla città e alla squadra vogliamo costruire una squadra forte, però bisogna farlo coi piedi per terra, perché ci sono veramente tanti costi in più rispetto agli altri anni per una città come Vasto, perché poi, con tutto rispetto per le altre realtà dove ci sono dei paesini e città, noi abbiamo una struttura veramente importante, cioè abbiamo 3 magazzinieri, abbiamo team manager, abbiamo dei ruoli che nelle altre società si potrebbero anche fare a meno. Stiamo iniziando a costruire qualcosa di importante, guardando intorno, abbiamo ristrutturato la sede, abbiamo cambiato il segretario con un profilo diverso, con questo le scuse sono state già fatte dal presidente, anche il punto di penalizzazione è dovuto tutto a un modo di lavorare che prima era un po', diciamo, superficiale. Invece adesso la prima cosa che Bolani e tutti i soci vogliono comunque una società professionale e poi la squadra, e questo, diciamo, che è un punto di partenza, perché prima si pensava solo ad allestire delle grandi squadre, di grandi nomi, però il primo obiettivo è avere l'ossatura parte da noi, lavoriamo giorno dopo giorno per cercare di migliorarci. Poi piano piano sicuramente andremo ad alzare l'asticella per poter arrivare a quello che tutti sognano. Grazie al direttore Andrea Masciaggiolo per questo intervento, una buona serata. Ovviamente grazie, anche grazie a voi per questa notizia. Antonio Martignello, attaccante di Aversa, scuola salernitana, che sarà il nuovo profilo della Vastese, se non erro classe 96. Grazie al direttore Andrea Masciaggio, che ci ha detto anche dei grazie lavori che partiranno all'Aragona. A presto, ovviamente grazie. Buon campionato. Buon campionato al direttore alla Vastese. Però Paolo, adesso andiamo sulla sponda Giulianova. Che Giulianova hai visto? Un Giulianova è squadra sicuramente di valore. A me aveva fatto una buona impressione nella prima partita di campionato col Vasto Girardi. Nella prima mezz'ora di gioco aveva dominato la formazione molisana, aveva fallito diverse occasioni clamorose e poi alla distanza c'era stato quasi un crollo. Oggi diciamo la stessa cosa, nel senso non c'è stato un crollo sicuramente, perché è arrivato un pareggio che sul campo della Vastese è sempre un risultato da considerare positivo, però la squadra ha fatto meglio sicuramente meglio nel primo tempo che nella ripresa. Dobbiamo considerare che per più di metà secondo tempo il Giulianova ha giocato in 10 per l'espulsione di Danna, e devo dire che questo è un giocatore che io ho visto il Giulianova in 2 partite, domenica scorsa al Fadini col Vasto Girardi, oggi è una squadra che dipende molto da Danna, perché domenica scorsa l'infortunio di questo giocatore lasciò un'impronta pesante nella squadra, perché proprio con l'uscita di Danna il Giulianova poi iniziò ad accusare dei problemi. Oggi c'è stata questa espulsione per doppia ammonizione, perché il giocatore è stato poi l'autore del fallo che ha portato al rigore per la Vastese, senza Danna, ma soprattutto con un uomo in meno. Il Giulianova ha sofferto nella seconda parte di gara e la Vastese ha avuto le occasioni per vincere la partita. Tornando alla tua domanda, il Giulianova è una squadra ancora da decifrare, per certi versi è ancora una squadra indecifrabile. Ci aspettiamo, se lo aspettano i tifosi. Adesso è arrivato anche Pedalino. È arrivato Pedalino, tutti si aspettano di vedere il miglior Cristiano Del Grosso. Sì. Ci sono delle individualità importanti nel Giulianova che devono ancora venire fuori. Ci sono dei ragazzi interessanti, quindi io credo che sicuramente ci sarà un processo di crescita della squadra.
squadra. È un po' come Lavastese, il Giulianova quest'anno dovrà cercare qualche partita di, tra virgolette, rubarla, di soffrire, rubare, di, cioè nel senso di rubare il risultato, nel senso rubarla in questo, cioè giocare non benissimo ma portare a casa il risultato. Perfetto, abbiamo corretto in questo senso, rubacchiare qualche punto pur, cioè, non prenderla, esatto, prendere qualche punto anche quando non sarebbe, esatto, meritato, esatto, perché questo è un campionato difficile, ci sono squadre, diciamo, di una fascia superiore rispetto al Giulianova, e quindi la squadra di Federico Del Grosso dovrà essere brava in alcune occasioni, pur non giocando bene, perché capiterà di non giocare bene, di cercare di portare a casa punti. E poi c'è sempre il fattore Fadini, che non ha portato frutti nella prima partita di campionato, ma sicuramente le cose migliori il Giulianova, come da tradizione, le farà in casa. Oggi c'è stato questo pareggio che è sicuramente un punto pesante in casa della Vastese. Assolutamente sì. Rigori, domanda flash, risposta flash. Rigori, ci sono state discussioni, proteste? No, non ci sono stati grandi proteste né in occasione del rigore dato al Giulianova né per il penalty dato alla Vastese. Mi sono sembrate due decisioni da parte del direttore di gara, direi, giuste. I falli mi è sembrato ci potessero essere, diciamo che da questo punto di vista, pari e patta, 1-1, un rigore per parte, e anche un tempo per parte, perché nel primo tempo aveva fatto vedere sicuramente le cose migliori il Giulianova, nella ripresa sicuramente meglio invece la Vastese. Paolo, io ti ringrazio per averci raccontato un po' la partita Vastese e Giulianova. Noi dobbiamo correre e ci andiamo, grazie, a vedere il pareggio senza reti tra Notaresco e Rieti, per l'appunto è finita 0-0. Uno 0-0 che più 0-0 non si può. Quello che mettono in scena Notaresco e Rieti in 90 minuti noiosi, senza sussulto alcuno, e con il rosso-blu che probabilmente pagano le due settimane con quattro impegni ravvicinati. Epifani sceglie le trio Cancelli, Frulla, Banegas alle spalle di Dos Santos, con Bianciardi e Blando dietro, ma non riuscirà mai a trovare lo spiraglio giusto. Ordinata la formazione di Campolo, poche concessioni allo spettacolo, solidità difensiva invidiabile che consente di avere ancora la porta inviolata dopo 180 minuti di torneo. Supremazia territoriale dei padroni di casa in avvio, che però almeno nella prima metà di frazione non impegnano Saglietti a grandi parate. E dire che Cancelli sembra ispirato, soprattutto come quando al 14° dialoga con Dos Santos, chiamando la difesa ospite alla chiusura. Un minuto e la punizione di Frulla mette un po' in imbarazzo la retroguardia reatina. I piazzati del numero 8 sono sempre velenosi. Al 23° la sventola, che sarebbe un traversone, spunta tra una selva di gambe, con Saglietti chiamato alla deviazione provvidenziale in corner. Del Rieti non tantissime tracce, solo qualche sortita al 31°, quando Sorrini stende zona e Orchi prova la battuta da piazzato da posizione defilata, che termina però alta sopra la traversa. Nessun cambio all'intervallo, ma un Rieti intraprendente, come al 51°, quando Elefante imbecca Esposito, che mette al centro un pallone che sembra innocuo ma che sfugge a Sciba, che rischia il patatrac pallone sopra la traversa. Campolo inserisce Fioretti e Gualtieri perché inizia a crederci, Epifani, Gallo e Marchionni, ma la gara dell'esterno dura solamente 4 minuti perché Marchionni si fa male e deve sostituirlo immediatamente Mancini. Nei Rieti entrano anche De Fato e Scognamiglia, ed è quest'ultimo a toccare di testa il piazzato di Elefante, ad insaccare le spalle di Sciba, ma in un'azione irregolare, con l'arbitro Deusagno di Faenza che annulla dopo qualche istante, dopo l'esultanza sfrenata ma strozzata del numero 20 reatino. Notaresco imballato, tanti errori in costruzione, Epifani gioca nel finale la carta Cesareo per Frulla, ma i rossoblu non creano nulla, centrando un pareggio che permette di salire a quota 4 punti in classifica senza fermare, una marcia che dovrà però ricominciare contro un Agnonese in clamorosa difficoltà. Mister, alla fine è uscito fuori uno 0-0, partita con poche emozioni, avete cozzato contro la difesa ordinata del Rieti. Sì, è stata una partita difficile per noi, perché avevo avvisato i ragazzi che era la quarta partita in due settimane, era la più difficile. Non ci dimentichiamo che veniamo da due partite 120 minuti, oggi la squadra è risentita, purtroppo non c'eravamo. Gli ho fatti i complimenti lo stesso, perché veniamo da due settimane
abbiamo fatto veramente di qualcosa di straordinario e oggi nonostante tutto siamo stati capaci a portare un punto a casa che secondo me oggi è un punto guadagnato, perché quando non c'hai le gambe, quando non c'hai la forza di fare le cose fai fatica e quindi l'ho rincuorati perché abbiamo fatto una 2 settimane straordinarie e ci dobbiamo portare dentro tutto, dalla prima partita di Catania fino a quella di oggi che ci dà l'insegnamento, perché poi quando devi giocare tante partite ravvicinate ci vuole un motore importante che purtroppo oggi non abbiamo dimostrato di avere, ma li ho visti anche scarichi un po' mentalmente, ma ci può stare, sono ragazzi giovani e ci portiamo a casa questo punto guadagnato, perché poi è un punto guadagnato e adesso ricaricheremo le pile e ripartiremo in campionato con forza. A un certo punto la panchina le provate tutte, c'è Sarrio dentro in coppia con Dos Santos, il cambio Mancini-Marchionni poi? Ma le ho provate tutte, in un certo momento volevo entrare anch'io a dargli una mano perché vedevo che erano proprio stanchi, li vedevo vuoti nello sguardo, è capibile, bisogna solo fargli un applauso a questi ragazzi, oggi ho provato tutte, ho cercato di mettere 2 punti, ho cercato di, purtroppo abbiamo avuto quel problemino con Marchionni che siamo stati un pochettino tutti quanti ingenui pensando che l'avevamo recuperato al 100%. Però ripeto, gli ho fatti i complimenti perché questa squadra ha fatto qualcosa di straordinario. Oggi se non giocavamo mercoledì a Pescara era tutt'altra partita. Mister Campolo, è il secondo 0-0 consecutivo per il Rieti, una condotta ordinata, oggi poche emozioni, alla fine un risultato giusto. Sì, diciamo abbastanza giusto il risultato. Sono un po' arrabbiato per la nostra mezz'ora iniziale che siamo venuti molto intimoriti e questo non mi piace. Ho dovuto fare, scusatemi il termine, un po' il cazziatone alla squadra all'intervallo, perché ci sta che veniamo qui, si può anche perdere perché è un avversario, scusate la voce, ostico, forte, impegnativo, però mi è piaciuto molto come ho chiesto comunque in settimana di aggredirli oppure anche di stare più bassi e cercare di fare qualche palleggio, tant'è che sui cambi di gioco vi abbiamo messo molto in difficoltà per la prima mezz'ora del secondo tempo. Pareggio giusto contro una squadra attualmente più importante di noi, però sono convinto che se siamo bravi a continuare ad allenarci con questa voglia, con questa intensità, con questa abnegazione, credo possiamo portare qualcosa di importante a casa. Noi andiamo avanti giornata dopo giornata, allenamento dopo allenamento e ci prendiamo quello che il campo ci dice. Questo. Sulla rete annullata l'arbitro vi ha dato spiegazione? Non c'è stata alcuna spiegazione, io ho visto il signor arbitro che indicava il centro del campo, per cui anch'io ho esultato come è normale che sia, perché anche per noi in panca la tensione è sempre alta, però fa parte del gioco anche questo, come noi sbagliamo le giocate l'arbitro è giusto che sbagli, per cui pareggio giusto, si va a casa con la consapevolezza di essere una squadra arcigna, è quello su cui stiamo lavorando. Andrea, squadra arcigna e arcigna il Rieti, sicuro. Tra un po' rivedremo anche l'episodio da Moviola. Effettivamente, Epifane lo ha detto nelle interviste, probabilmente tutte queste partite molto ravvicinate del Notaresco un po' si sentono poi, perché poi sono state partite tirate, Catania, Pescara, i derby con il Pineto. Insomma, tutte trasferte con quella lunghissima di Catania. 2 partite supplementari, quindi tirate anche quelle. Andrea, scusa, io sento un fruscio pazzesco quando parli. Ora come va? Va meglio? Sì. Ok, no, dicevo, 3 partite in trasferta, la prima trasferta lunghissima a Catania, 2 partite supplementari, una di queste è finita addirittura ai rigori e grande dispendio perché poi col Pescara vuoi fare il figurone e quindi giochi fino allo stremo delle energie, tutti questi impegni ravvicinati in trasferta contro squadre di 1 o 2 categorie superiori evidentemente si sono sentite nel pareggio di oggi, che però io non lo butto per niente, perché poteva anche finire peggio, si poteva vincere ma si poteva anche perdere. Per quanto riguarda il Notaresco, Rieti è una squadra coriacea, costruita in poco tempo, ma comunque è una squadra che ha un certo blasone, quindi il punto di oggi nonostante tutto va messo in cascina, il campionato è lunghissimo, il Notaresco ha dimostrato e a Pineto e nelle gare di Coppa Italia che ha la stoffa per fare una bellissima stagione, poi servirà continuità, domenica c'è una trasferta che non va sottovalutata ma è una partita che può far ripartire nuovamente il Notaresco. Quindi ripeto, è un punto che può lasciare un po' la mano in bocca perché si sono create delle aspettative con queste gare di Coppa Italia, con la vittoria di Pineto, ma in realtà era una gara a trappola e quindi questo pareggio va comunque accettato bene.
Assolutamente, vediamo l'episodio da Moviola, che è il gol annullato a Scognamiglio nel secondo tempo. Punizione di Elefante, pallone che va dentro e vedete che io non me ne ero accorto, devo dire la verità, per la velocità dell'azione, però effettivamente poi Scognamiglio la prende con il pugno. Sì. E poi però all'inizio sembra, vedete, guardano l'arbitro e tutti vanno a festeggiare. È vero, no, Andrea non ride perché ha tratto in inganno, no, anche me. Una faccia tosta a festeggiare, allora, in quel modo. Io infatti ero in collegamento e ti ho detto gol, poi sì. Ho detto attenzione, ci sono le proteste, poi arriva l'arbitro, gol, perché vedi hanno cominciato a risultare. Peraltro Scognamiglio ha fatto 80 metri di campo, è andato sotto la tribuna con le orecchie, con le mani sulle orecchie, così ha preso insulti a Iosa. Dopodiché praticamente quando aveva fatto 150 metri ha dovuto rendersi conto che il gol era stato annullato, però ha tratto in inganno effettivamente, poi rivedendolo rivedendolo un tocco con la mano, va bene, sì. Tocco con la mano, però, che ripeto, non si vede, ci vuole una bella faccia tosta, segnare di mano ed esultare. Vabbè, sì, sì, che l'ha fatto Maradona, però insomma, tanto è vero che vedi il giocatore del Notaresco dentro la porta, che non ricordo adesso, forse Sorrini, subito si rende conto e alza subito la mano per dire arbitro guarda che questo ha preso di mano, poi passerà poco tempo e il gol. Invece Dos Santos non è che ci abbia capito molto, perché aveva uno sguardo piuttosto interdetto. Lui secondo me ha fatto nel senso che meno male che l'hanno annullato, perché forse neanche Dos Santos aveva capito che c'era il fallo di mano, a giudicare dall'espressione che aveva. Eh sì. Oh Andrea, insomma, io ho iniziato poco dopo di te, ma insomma noi qui dentro siamo da parecchio tempo, ma ti ricordi l'Eccellenza, quando tipo sei faceva l'Eccellenza, soprattutto qual era il tuo portale di riferimento? Beh, sicuramente non subito, perché è arrivato poco dopo rispetto a quando io seguivo il campionato, però quando Abruzzo Calcio Dilettanti ha iniziato la sua attività, in poco tempo comunque è diventato un riferimento per il calcio dilettantistico, perché insomma faceva davvero un ottimo servizio a livello informativo proprio su queste categorie, Eccellenza, Promozione e via le altre. Assoluto restyling, abruzzocalciodilettanti.it. Perché ve lo faccio vedere? Perché abbiamo in collegamento il direttore Luigi Di Fonso, a cui do la buona serata. Ciao Luigi. Ciao Jacopo, buonasera, grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Buona serata a te, presentazione ieri di questo sito, che poi non è un nuovo sito, è il sito di sempre, solo con un restyling grafico e non solo, ovviamente tanti i campionati che seguite. Intanto, mentre tu parli del restyling, vediamo anche la giornata di campionato, così poi magari facciamo con te anche un punto su quella che è stata la giornata di campionato, perché l'Eccellenza di fatto è sempre stato il campionato di riferimento. Guarda Jacopo, spendo due parole perché, come giustamente ricordavate tu e il tuo collega, la testata è stata fondata nel 2006 da Angelo Colazzilli, che diciamo ha creato questa bellissima creatura che dal 2020, da quest'anno, è stata rilevata dal gruppo Immedia, che ha deciso di investire ragionando sul fatto che le squadre dilettantistiche hanno bisogno non solo di informazione e di notizie, perché quelle, sai, anche con i social oramai anche le squadre, come dire, non molto titolate, comunque hanno la loro visibilità, ma anche per quanto riguarda servizi che possono essere dal match analysis ad altri tipi di consulenze che possono aiutare a crescere un po' tutte, sia le squadre, sia gli individui, gli allenatori, i calciatori. E da questa cosa qui, insomma, è nata l'idea di presentarci come se fosse una nuova vita, sabato a Pescara, ieri mattina a Pescara. Aspettavamo l'arrivo di Ortolano, non è venuto, però sono venuti i presidenti e i dirigenti di una trentina di società che ci hanno fatto capire, insomma, che questa incertezza sul Covid deve essere in qualche modo superata non soltanto con l'attenzione, ma anche con un po' di ottimismo. Insomma, senza il gioco del calcio effettivamente i nostri fine settimana sarebbero molto tristi, non so cosa ne pensi tu.
Assolutamente. Senti Luigi, come è stato, diciamo, adesso l'era dei social per un sito web crea molte difficoltà perché la comunicazione è molto più immediata. Spesso anni fa si faceva questo discorso per la televisione in base ai siti, adesso si fa sui siti in base ai social, in una scala insomma di evolutiva adesso i siti non sono più l'ultima frontiera, sono la penultima. No, è il bello che poi a mio parere io, Jacopo, sono convinto che la sinergia adesso con le nuove tecnologie, anche la radio non può non stare nel web e al tempo stesso non può avere un canale televisivo, cosa che vabbè, molte radio hanno fatto già da tanti anni, così come le televisioni, così come anche voi non potete fare a meno del web. Oramai l'informazione deve viaggiare a 360 gradi e l'importante è che sia un'informazione, come fate voi, professionale, seria, puntuale, che dia anche voce, diciamo, a chi voce non ce l'ha, perché poi alla fine ci sono anche delle realtà che non, per motivi a volte di collegamento, sai, magari non esiste la fibra o il wifi non funziona, magari non hanno neanche la visibilità sul web, non hanno neanche un sito. E secondo me il web è il presente, ma era il futuro già da tanto tempo. La televisione è insostituibile, è un mezzo, l'immagine, noi diciamo sempre, no? La parola scolpisce e l'immagine colpisce, quindi quando vuoi dare un'emozione la parola è importante, ma l'immagine è fondamentale. Assolutamente. Luigi, campionato di eccellenza, vediamo un po' la classifica, perché penso che, insomma, qui ci sono tantissime big, parliamoci chiaro, un campionato. Guarda, Jacopo, questa, ti dico subito che questa terza giornata è stata eccezionale perché abbiamo registrato 23 reti, quindi sì. Calcolo che sono 10 partite, quest'anno il girone è a 20 squadre, abbiamo una media di più di 2 gol a partite. Come vedete l'Aquila, che oggi ha vinto 3-0 contro lo Spoltore, e oramai ha scoperto le carte, è sicuramente una delle squadre candidate a far bene per tutto il campionato. Alle sue spalle a 2 punti ci stanno il Delfino Porto Flacco e la Virtus Cupello, e poi cominciano, insomma, insomma, grandi piazze, chiedi a Avezzano, che sono appena retrocesse dal campionato di Serie D, piazze storiche nel campionato di eccellenza, come l'Angolana, come l'Alba Adriatica, sono tantissime piazze, insomma, io alcune faccio oggettivamente, ammetto di fare un salto nel passato che mi porta anche parecchia nostalgia per insomma, per i non che furono, ci mancherebbe, non parliamo di un secolo fa, però per una 10, 12, 13, 15 anni fa, insomma, ero proprio agli inizi, quindi insomma è anche un tuffo un po' al cuore. Senti Luigi, vediamo un po' di immagini della vittoria di oggi, sì, del Lanciano, mentre tu parli. Ecco, il Lanciano è una delle quattro sorelle, poi sostanzialmente, delle Fab Four. Sì, sì, guarda, noi abbiamo riportato nella nostra cronaca sul sito che è stato proprio il primo squillo del Lanciano, ed è stata una reazione molto bella, perché ti ricordo che il vantaggio è andato subito il Ponte Vomano. Sì. E poi c'è stata la reazione del Lanciano, che prima con un rigore trasformato da Marfisi e poi alla fine del primo tempo con Selva Allegra, insomma, si è giocato tutto nel primo tempo. E il Lanciano di oggi, a mio parere, insomma, adesso la classifica è quella che è alla terza giornata, ma vedrai che avrà molto da dire anche nelle prossime giornate. Il Lanciano, tra l'altro, giocherà contro il Vasto Marina domenica prossima, che è ultimo in classifica, e non è detto che riesca a strappare altri 3 punti. L'Avezzano Calcio, purtroppo, la nota dolente di oggi, ha perso in casa contro l'Alba Adriatica. Alba Adriatica che domenica prossima
ospiterà l'Aquila, la prima in classifica. Sarà sicuramente una bella partita, come poi dice Michi, con tutte queste belle squadre ci dobbiamo aspettare veramente un campionato che ogni domenica ci regalerà una media di 20-25 reti a girone. Eh sì. Luigi, io ti ringrazio, ovviamente quando vorrai tu sarai con noi per farci un po' un punto nel campionato di eccellenza la domenica sera, quando vuoi, tanto noi siamo sempre qui. Ne sono onoratissimo, Jacopo. Noi siamo sempre qui, in base ai tu bussi attraverso il collegamento e noi ti apriamo, non c'è assolutamente problema. Grazie a Luigi Di Fonso, in bocca al lupo a te, alla tua squadra, la squadra di Abruzzo Calcio Dilettanti, ovviamente buon lavoro perché sarà una stagione lunga, intensa, ma bellissima perché sono tante squadre, non solo il campionato d'eccellenza, poi ce ne sono tantissime altre, il campionato certo. Di promozione, prima, seconda, terza categoria. Prima, seconda. Si gioca in tantissimi. Grazie. E poi soprattutto la cosa bella, perdonami, adesso ci sarà la sosta per le nazionali, da un paio d'anni sono Serie A e Serie B che si fermano. E invece qui non ci si ferma praticamente mai ed è stupendo. Grazie Luigi, buon lavoro. Grazie a te, arrivederci altrettanto. Grazie a Luigi Di Fonso, direttore di Abruzzo Calcio Dilettanti.it. Vediamo il prossimo turno di C, D, Andrea, con te e anche l'eccellenza. Serie C, questo è il turno che il Teramo però salterà. Perché Teramo Foggia è stata rinviata, si giocherà il 4 novembre se non erro, in recupero. Quindi ci sarà mercoledì Ternana Palermo, Francavilla Vibonese, Catania Juve Stabia, Catanzaro Paganese, Cavese Bari, Trapani Monopoli, Turris Viterbese, Potenza Casertana, mentre Teramo Foggia è stata rinviata al 18, come vedete, 18-11 alle 20:45, così come Avellino. Bisceglie, tutte le altre giocheranno di mercoledì tra le 15, le 18:30 e Potenza Casertana alle 20:45. Teramo che invece domenica prossima tornerà in campo a Monopoli, dove l'anno scorso insomma non andò molto bene, speriamo che la squadra biancorossa si possa vendicare quel 2-0. Serie D, girone F, poi giuro Maurizio che chiudo, Aprilia Castelnuovo, Atletico Porto Sant'Elpidio, Cinzia Albalonga, Castelfidardo, Campobasso, Lavastese va a Fiuggi, il Giuliano va in casa con l'Are Caratese, Monte Giorgio Matese, il Notaresco va ad Agnone, Pineto Vasto Girardi e Rieti Tolentino. Vediamo, ce la facciamo a vedere il prossimo turno di eccellenza, Maurizio? Se ce la facciamo, Quarta giornata. L'Acqua e Sapone contro l'Avezzano, Alba Adriatica L'Aquila, come diceva prima Luigi Di Fonso, Bacigalupo Lanciano, Capistrello San Buceto, Casabordino Angolana, Nereto Virtus Cubello, Nero Stellati Villa 2015, Ponte Volano Delfino Flacco Porto, Spoltore Chieti e Torrese contro il Penne. Questa è la giornata numero 4 del campionato di eccellenza. Io ringrazio Andrea Costantini in redazione. Ciao Andrea. Ciao. Si gioca? Non si gioca a Torino, vero? No, sta parlando il presidente della Juventus Agnelli. Non si gioca, quindi vedremo poi come andrà a finire. Peraltro settimana prossima con la sosta delle nazionali noi ci divertiamo perché C e D invece giocano tranquillamente, quindi anzi in settimana, cioè anche il turno infrasettimanale, ci divertiremo come pazzi. Grazie Andrea, grazie a Maurizio da Winner Regia, grazie a tutta la squadra di TV6 che come sempre ha lavorato in maniera stupenda anche oggi. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima 19:30 TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.